Io sono Luciano Frammini e sto risiedendo qui a Bandiera. Il tempo e la fatica in vano, incominciamo la storia a piano a piano. Io ti fo sapere il mio casato, Flammini Ricciere, so chiamato, residente a Vallovinera, un paesello dalle montagne venne circondato e da Perugia venne comandato, ma che parlo assai di cuore il navigo so denuncia fuori. Perché io nel 38 sono, nel 37 sono andato a scuola e nel 39 sono andato a Marina, 3 anni di scuola. Ho fatto la prima, la seconda e la terza. Ero passato in quarta con Cuglia Marina, che c'erano 9 anni e mezzo, 10 anni di Cuglia Marina. E tosto di io pigliavo una lira al giorno, 30 lire al mese, un chilo di pane, un chilo di pane e un chilo d'olio. E tu come fa tutta la transumanza, a partire da qui andare alla compagnia romana. Non tu piglia un uomo, un bardascetto, un ragazzetto di 10 anni e poi porto tu vedi se te fa. Non riesce mai. E invece sono andato giù vicino a Castel di Vito. Io ho fatto la comunione, la prima comunione a Castel di Vito. Ma c'era di tutto buono, le panni, di tutto c'avevano. I panni, un bar addosso e un bar affosso. Un bar di mettiti, di là e poi a mettere su qui, quando si sciuttavano, perché non c'erano, non c'è da facile. Se prima la migrania era tanta, no? Allora apposta che il volatore non mandava. Che poi io pure, manco ghiacciarà, perché sennò che facciamo qui, no? E dovevi averci anche a modo di mestiere. Perché fa capitato sul paese mio una persona che c'era la famiglia grossa, c'era 4-5 figli, non sapeva di un asse, e quindi non mangiavo, non c'era una pioggia, e sul bambargano se c'era lo posto per poter fare sto pastore. No? Magari cominciò a fare delle domande della massaria, quanto volte muoveva questo e quell'altro, questo non mi seppe rispondere a niente perché non gli ha fatto mai, un uomo che non va a mestiere come fai? E dico, sai, se si batte la casa perché tu non vai per me. Arrivando a casa con 4-5 figli che c'è in casa. E qui si è capitato a tempo mio. Prima c'era una fiera a caccia, quando che tu c'avevi una vacca, c'avevi un coso, dovevi da portare alla fiera per poterle vendere, per poter cercare da qualche soldo. Una volta sai che capitava con una mucia fuori. Pigliò sta vacca per portarla alla fiera, no? E allora per farla accompagnare in anietto un po' fianculo così, passò giù il campo e gli dette parecchie rapa. Che successe? Parecchie rapa questa le mangiò e poi passò davanti a una fontana. La fontana bevì parecchio quando che fu lunga la strada, cascò e gli dette fuori. Era questa famiglia numerosa che poi per piace quello sordo faceva speranza con quella vacca. Diceva oggi ben venuto la vacca perché ricevia qualcosa. E invece gli morì in mezzo alla strada. Che convenienza è una cosa brutta, capito? Questa è moglie e marito che hanno sta pecora, prima si portavano a pastura, per tutto, e si cambiava di quello, si cambiava di questa pecora, perché c'erano già altre risorse, capito? Normalmente prima la lana costava quello che costava, e l'agnello tu pure che faceva, poi facevi questo formaggio che piace sempre qualche cosa per poter avanti, perché prima era una cosa critica, a tempo mio quando avevo 10 anni e non c'era un cristiano. E questo invece è Munge, questo Munge è la vacca, c'è la vacca che vuole poter il latte, che può fare qualche cosetta perché anche con la vacca se si fa il formaggio, però se capisce tra la pecora e la vacca c'è sta diversità, perché la vacca sono parecchi litri per fare un numero di formaggio, no? Invece la pecora con 5 litri si fa. No? Prima la pecora merina, che era nostra, sarebbe stata sempre la pecora nostra qui di Vissara chiamata, con 5 litri di latte si faceva un numero di formaggio. Invece la vacca no, la vacca ci vuole un po' di più perché è più leggero, come quello di capra, come quello di cosa. E queste sono le pecore, andavo con queste pecore, mi sa che stanno a carosale, vedi? Allora la prima, la pecora, quando si tosava, quando era un mese di giugno, il primo di giugno, e si lavava il mantello, si tosava perché venivano questi carosini da giù bastoni, venivano da lontano, e si lavava la lana, per poter essere più a qualche soldo. Perché sennò, prima la nostra, la lana costava, era lana merina, era lana che costava parecchio, e invece adesso manca gratis, non più niente, l'ho caputata via. Allora c'è una spesa che devi tosare, e poi non piace niente. Invece prima se io metto pagai,
il tostatore, però ritrovai qualche cosa sulla lana. Queste sono le capre invece, ecco, questa è la manzanata di capre. La capra già è differente, quindi oggi è un animale che funziona quando è la pecora, perché la capra è una che fa due capretti e dopo pure l'altra ne porta più, è più leggero, logico, non può fare mica la resa della cosa, ma non ne porta di più, arribatte quasi, se invece la porta nel dito ne porta due e arribatte così la pecora. Ecco questa, gliela legge sta pecora e ho un figlio, l'annunci. Invece no, dopo veniva da Caressa, perché tu quando mi stavi metto su questa masseria di pallo, non più che c'è una pecora, se capisci, non gli ha fatto lavoro. Quando che c'erano queste masserie, tu le mettessi tutto così, no? E con seccio qua davanti, tutte passava la pecora, l'agganciai, c'era un bico chiamato Lungino. La con un vistungino si fermava la pecora, tu la mungivi e poi leva lungino ne passava su un'altra e via di Sibidello sempre sta facendo così. Questa sta a fare il formaggio, lo vedi lo scelto, eccolo, vedi? Questa, dopo un mondo, ecco la galaretta, mi dico come mi dici così, tiri su quello formaggio e quella formettuccia la premi e poi la metti la mammozzo così come fosse Elia, no? Che sono formaggio. Questa sta proprio la faccenda, questa me la invento per lì.